Vi è mai capitato di tornare da un'escursione e riporre le scarpe infangatissime nella vostra scarpiera e pensare, ma sì, le laverò domani? Se non vi è mai capitato, un applauso, ma invece se siete come me che a volte vi dimenticate, questo è il video che fa il caso vostro. La manutenzione e la pulizia delle nostre scarpe è fondamentale per mantenere le proprietà funzionali e qualitative della nostra calzatura. Vediamo ora alcuni semplici passaggi per prenderci cura delle nostre scarpe e farle durare più a lungo. Questo vale per ogni tipo di calzatura. Dopo ogni utilizzo è necessario far asciugare la scarpa in maniera naturale da eventuale fango. In questa fase è necessario stare distanti da fonti di calore e dai raggi diretti del sole. Questo perché vogliamo evitare di far seccare la pelle e i materiali plastici. Il sole e anche le fonti di calore potrebbero causare dei danni anche ai collanti di suola e tomaia. Una volta asciutti, sfiliamo i lacci e il plantare per favorire la reazione della fodera interna. In questa fase controlliamo bene l'usura dei lacci e controlliamo anche lo stato di salute della fodera interna. Bene, passiamo alla pulizia vera e propria. In questo video parleremo delle calzature realizzate in tomaia in pelle pieno fiore o oliata. La pelle è uno dei materiali più diffusi e apprezzati nel mondo della calzatura ed è facile capire perché. Perché è estremamente durevole, resistente e si adatta al piede come nessun altro materiale. Questo aspetto la rende particolarmente confortevole e affidabile nel tempo. Iniziamo a spazzolare la scarpa esternamente con una spazzola con setole morbide, questo è importante, per eliminare polvere e residui di terra secca. Nel caso in cui ci sia dello sporco più persistente, è meglio utilizzare delle gomme apposite oppure un panno umido. Trattandosi di materiale vivo, è necessario nutrirlo nel corso del tempo per evitare che si rigidisca e che si formino screpolature, ma soprattutto che perda di proprietà. Come fare? Facile, basta applicare una crema specifica per prodotti in pelle, come la crema Dolomite. È fondamentale utilizzare prodotti specifici per la cura della pelle. Oli e grassi naturali vanno a nutrire il nostro materiale. Ma facciamo attenzione a non abbondare, altrimenti la tomaia si potrebbe ammorbidire, deformare e anche macchiarsi in alcuni casi. Piccola chicca del mestiere, per applicare la crema e spalmarla sulla superficie della calzatura, possiamo utilizzare anche un vecchio calzino di lana, così evitiamo di fare ulteriori rifiuti e diamo una seconda vita a questo calzino. E ricordatevi, prima di riutilizzare le scarpe, lasciamole riposare un po' di ore, giusto per far assorbire i prodotti che abbiamo utilizzato fino ad adesso. In questo periodo di tempo possiamo inserire i lacci e il plantare e assicuriamoci sempre che siano pulite e ben asciutte. Per concludere, ecco un piccolo bignami per mantenere a lungo la vita delle vostre scarpe. Quando non utilizziamo le scarpe, ricordiamoci di togliere il plantare e inseriamo la carta di giornale, possibilmente nella punta. Questo fa sì che la scarpa mantenga la sua forma originale. È buona prassi riporre le scarpe all'interno della propria scatola e ricoprirli con la velina e poi riporre il tutto lontano dalla luce e da sbalzi termici e soprattutto dall'umidità. Mantenere le nostre scarpe pulite è sì una buona abitudine, ma è anche un bellissimo gesto che possiamo fare nei confronti dell'ambiente. Adottare un comportamento sostenibile prima e dopo il loro impiego è uno sforzo in più, ma può fare la differenza. Bene, per oggi ho finito con i consigli, ci vediamo con il prossimo video nel quale parleremo di come prenderci cura delle calzature in materiale sintetico.